Riccardo Bennato, magari ci ritroveremo davvero in quell'isola che non c'è. Però nel frattempo, visto che state, alcune precauzioni, misure contro misure, avvertimenti, se non altro conoscenza del problema, di quello problema, che succede, no? nei cieli, e non ce lo può dire nessuno meglio di Pasqualino Monti, amministratore delegato di ENAV che gestisce il traffico aereo civile. Buongiorno, ben trovato, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dal Covid, dal pre-Covid, anzi 2019, l'anno scorso con il traffico aereo si era andati sostanzialmente in pareggio, finalmente dopo le grandi perdite degli anni precedenti. Adesso la tendenza è in aumento, miglioramento. Sì, assolutamente. L'anno scorso abbiamo gestito già un traffico record. È chiaro che l'anno scorso il nostro benchmark era il 2019, che a sua volta fu l'anno record rispetto agli anni precedenti. Il 2024 si presenta con un anno in cui stiamo assistendo ad un vero e proprio boom dei voli. Abbiamo sia dei voli nazionali, sia dei voli internazionali, sia della parte cargo. Cresciamo a doppia cifra in ogni singolo settore. E questo dice lunga su come diciamo così il traffico si sia riavviato, e quindi di come, diciamo così, i nostri cieli oggi debbano essere gestiti in modo assolutamente efficiente. ENAV è il service provider, come giustamente ha detto lei, che si occupa di garantire sicurezza, diciamo così, di gestire il traffico aereo a livello nazionale, ed è il service in tal senso, e siamo orgogliosi di questo più efficiente che esiste a livello europeo. Lei consideri che noi quest'anno abbiamo circa il 23% di incremento per il cargo, stiamo girando intorno al più 10,4% per i voli nazionali, e siamo con un incremento del 17% dei voli internazionali. Ecco, gestire un numero così alto, che nel corso dell'anno supera quasi 2 milioni di veicoli gestiti, necessita di una capacità di gestione dell'infrastruttura cielo attraverso software molto sofisticati, che certamente molto molto elevata dal punto di vista tecnologico. C'è tanta voglia di tornare a viaggiare, muoversi, gli italiani vanno verso destinazioni sia italiane che straniere. La percentuale ce la può dire di voli interni e voli internazionali? Ma guarda, diciamo la distribuzione delle rotte, sì. In Italia più o meno il traffico gennaio-maggio, perché ad oggi questo le posso dare con consuntivo, siamo a circa 719.000 veicoli gestiti contro i 647.000 dello scorso anno, e siamo cresciuti di quasi il 10,4%. A livello internazionale, come le dicevo prima, siamo oltre il 17%, quindi ci muoviamo con volumi che sono molto molto elevati. Lei considera gli aeroporti, che certamente stanno registrando un volume di incremento molto elevato a doppia cifra, sono gli aeroporti siciliani, Catania e Palermo. C'è Olbia, che oggi è nei primi 6-5 mesi dell'anno ha fatto registrare il 22,5%, c'è Bergamo, Orio, Linate, Bologna, Fiumicino, Firenze. Ma il Fiumicino, stavo vedendo, 169.000 passeggeri in un giorno, con un traffico record del più 20%, numeroni. 23,7%, è incredibile gestire 170.000 per un terminale, insomma gestire 170.000 passeggeri quasi in un giorno, le lascio immaginare che cosa c'è. È una città che si sposta. È una città che si sposta. È proprio questo, è la domanda che mi sorgeva. Come vi muovete? Cioè, nel senso, quando arrivano delle previsioni di un aumento importante di traffico, comunque notate da quello che sono i dati effettivi, reali, concreti, quotidiani, di questo pazzesco aumento del traffico aereo, com'è che vi muovete? Cercate di anticipare, di prepararvi? In che maniera ci si prepara a un aumento così importante del traffico aereo? Guardi, quando è così immediato deve avere utilizzato, diciamo così, preventivato un incremento regolare. Quando questo incremento si dimostra non regolare ma straordinario, come nel nostro caso, la fortuna di ENAV è quella di avere una tecnologia molto matura, di essere molto avanti rispetto ai propri competitor europei nella messa a terra, nella caduta di questa tecnologia, e questo, aver investito tanto,
decine e decine di milioni nella nostra tecnologia, aver implementato i nostri sistemi ci garantisce una capacità, la gestione di una capacità che certamente è superiore rispetto a tutti gli altri. Tant'è vero che l'ente che è chiamato in Europa a mandare traffico, la dico banalmente per farla comprendere a chi ci ascolta, a inviare traffico nei singoli spazi aerei dei paesi, utilizza l'Italia anche nei momenti in cui diciamo così bisogna far sorvolare lo spazio aereo perché gli facciamo lo spazio comodo. Aereo è efficiente da far sorvolare, esatto. Dottore Pasquale. Prego. No, perché le volevo chiedere una cosa che ho letto che mi ha stupito molto, cioè mi ha stupito nel senso positivo, mi ha fatto piacere, perché voi siete, voi noi l'Italia, siamo i primi in Europa che avete eliminato, anticipando la normativa europea, le cosiddette autostrade del cielo, e questo porta a un risparmio, quindi alla sostenibilità, di una cifra incredibile di chilogrammi di carburante solamente nel 2024, cioè 90 milioni di chili di carburante nel 2024. Ci vuole raccontare che cos'è questo? Le autostrade del cielo, un concetto interessante. È bellissimo, poi, perché sì, ci sono le rotte. Certo, no? In questo caso si parla di tecnologia, quindi si parla di free route, cioè gli aerei, i veicoli che passano nel nostro spazio aereo non entrano più nel network di rotte, che era un network a zig zag molto ma semplicemente toccano da, passano da un punto all'altro in maniera dritta. Questo che è il modo più veloce, no? Tra due punti. È il modo più veloce, quindi il percorso diretto è molto decisamente inferiore rispetto a quello che veniva percorso in precedenza. Questo ci ha consentito, ci consentirà nel 2024 di ridurre circa 90 milioni, come ha detto lei, di chilogrammi di carburante per le compagnie, e questo significa 270 milioni di chilogrammi di CO2 in meno nel nostro ambiente. Da questo punto di vista c'è certamente un rispetto dell'ambiente, quindi c'è una sostenibilità di carattere ambientale, affiancata però, come amo sempre significare a chi ci ascolta, anche una sostenibilità dal punto di vista economico, perché avere la possibilità di risparmiare carburante significa che le compagnie hanno meno costi di carburante, significa la possibilità magari di poter incidere laddove lo ritenessero necessario anche sul costo dei biglietti, quindi volare con un costo inferiore rispetto al passato, però questa poi è una scelta che faranno il singolo vettore, ovviamente. Però noi siamo contenti perché siamo l'unico service provider ad aver anticipato i tempi. Esatto, perché la normativa europea lo prevede, lo vuole tassativamente entro il dicembre 2025. Voi avete anticipato di quasi 2 anni. Esatto, al 31 marzo del 2000, per essere proprio precisi, di quest'anno, quindi di quasi 2 anni, abbiamo messo a regime, abbiamo mandato a regime questo nuovo sistema che fa volare gli aerei nei cieli italiani sopra la quota di 6.500 metri. Dall'anno scorso era 9.500 metri, ora siamo a 6.500 metri. Quindi questo insomma la dice lunga su come la nostra evoluzione dal punto di vista tecnologico, esatto, e anche di training. Perché poi sarebbe da fare tutto il discorso sui controllori di volo, ma avremmo bisogno di più tempo, che purtroppo non abbiamo. Esatto. Dottor Pasqualino Monti, amministratore delegato di ENAV, grazie mille di essere stato con noi. Buona estate, buoni voli. Grazie a voi. Arrivederci. Allora, con